stai pescando in mare, in compagnia di un amico, al tramonto. L'unica cosa è che hai un po' fame. A un certo punto squilla il telefono, rispondi. Pronto? È il fattorino che ti ha appena portato due belle pizze. Le vai a prendere e dai il primo morso. Bella di... Cazzo, così bella. Ora fa sturite. Anche la fame inizia a scemare. E a meno che nella vita non stia andando tutto storto, sfido chiunque a non essere felice in un momento del genere. Molti pensano che addirittura la felicità sia la cosa stessa che rende la vita valevole di essere vissuta. Tuttavia, bisogna stare attenti a fare troppo affidamento su questa felicità. Perché la felicità va e viene. È impossibile essere sempre felici. Della vita fa parte anche la sofferenza. E parte integrante, direi. Per questo è importante godersi i momenti di felicità, ma lo è ancora di più il non limitarsi ad averli come scopo nella vita, perché quando soffri non sei felice e in quei momenti la tua vita perde il suo scopo. E se stai soffrendo, non sei felice e vivi una vita senza senso, beh, direi che possiamo concordare sul fatto che sei in una brutta situazione. Per questo serve qualcosa di più robusto della felicità e anche del dolore. E un buon punto di partenza è sicuramente un'avventura. Perché? Cosa si intende per avventura? Ve lo spiegheremo nel prossimo episodio filosofico.